pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, altro spazio speciale oggi qui in questa nostra puntata. Uno spazio che riserviamo a un personaggio del passato, della storia della musica, dopo diverse puntate legate alla stretta attualità e all'emergenza sanitaria per il coronavirus. L'occasione ci è data dalla scomparsa di una grande artista, ma si tratta solo del pretesto per raccontare un pezzo di storia musicale e in particolare del soul. Il suo nome infatti è Betty Wright, icona proprio della musica soul scomparsa nei giorni scorsi. È stata interprete di grandi successi come Clean Up Woman, Tonight is the Night e No Pain, No Gain. È morta a Miami, in Florida, all'età di 66 anni. La scomparsa è stata confermata dalla famiglia al sito internet evi.com dopo che la notizia era circolata sui social. La causa del decesso non è stata resa nota, ma la portata della sua scomparsa è confermata, ad esempio, dal fatto che la cantante Chaka Khan aveva chiesto di pregare proprio per Betty Wright il 2 maggio scorso con un tweet: "La mia amata sorella Betty Wright ora ha bisogno di tutte le nostre preghiere, che sarà sarà, qualunque cosa sarà sarà, in Gesù preghiamo per la sorella Betty, all my love Chaka". Nata dunque il 21 dicembre del 1953 a Miami in Florida come Bessie Regina Norris, questo infatti era il suo vero nome, Betty Wright aveva iniziato a cantare da bambina nel coro gospel della sua famiglia, gli Echoes of Joy, e a 13 anni era già solista in un coro. Nel 1968, a soli 15 anni, ha raggiunto la top 40 con il brano Girls Can Do What The Guys Do e ha firmato anche il suo primo disco My First Time Around. Nel 1971, a 18 anni invece, arriva il grande successo con la già citata Clean Up Woman, che raggiunge il secondo posto nella classifica Rhythm and Blues. Nel 1973 conquista invece il Grammy Award per la canzone Where Is The Love. Seguiranno altri dischi di successo come ad esempio Danger High Voltage nel 1975 oppure Betty Wright Live del 1978. Nel 1981 ecco invece una collaborazione eccellente, seppure lei fosse già appunto molto famosa, con Stevie Wonder per What Are You Gonna Do With It. Per tutti gli anni 80 la Wright ha continuato a incidere album fino a conquistare di nuovo popolarità con No Pain No Gain nell'88. Nel corso della carriera ha collaborato con tanti artisti, tra i quali anche Jennifer Lopez e Joe Stone. Tra gli anni 90 e 2000 ha continuato a incidere e anche a esibirsi, sebbene non abbia più raggiunto naturalmente risultati significativi nelle classifiche come era accaduto negli anni 70 e primissimi 80. Tra i suoi ultimi album, Fit for a King nel 2001 e anche Betty Wright The Movie with the Roots del 2011, l'ultimo invece è Living Love Lies del 2014. Insomma, una carriera che si è fermata soltanto pochissimi anni fa e che noi vogliamo onorare scegliendo un successo non proprio dell'esordio, seppure tra i più famosi, quanto uno degli anni 80, come la citata What Are You Gonna Do With It con Stevie Wonder. Andiamo dunque al 1981. Buon ascolto!